Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati in un nuovo video dedicato a Bannerlords con Nortonno. Nello scorso episodio ci siamo fatti una parte di assedio con la nostra regina e una parte di operazione di scorta mercantile nel nord, e dalla Sturgia nord adesso stiamo rientrando a casa attraversando il Northern Kingdom per arrivare appunto al Southern Kingdom, e guardate un po' chi abbiamo incrociato, 38 carovanieri che immagino siano i miei nemici, visto che sono in rosso, sono degli Azerai come fazione. E io adesso li voglio rincorrere perché voglio iniziare questo episodio con un bel assalto alla carovana, anche se la carovana ha la velocità 6,5 su strada, noi su strada siamo 5,9. Quindi o questi incrociano qualche mio alleato, oppure scappano. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Ah, Tihul è stato preso, un leader degli Azerai è stato preso prigioniero del nostro regno, top. No, secondo me sono troppo veloci, non ce la facciamo, però intanto noi stiamo tornando a casa lentamente, quindi non ci... Cosa vuol dire? Ah, li abbiamo persi, addirittura. E niente, dai, lasciamo perdere l'assalto alla carovana. Andiamo nel castello di Sestadaim. No, andiamo... Che cosa dico il castello di Sestadaim? Andiamo nella capitale, Licaron. Penso che sia Licaron la capitale, no? Non mi ricordo mai. Faron ha creato un esercito, ok. Perché voglio vedere se riesco a vendere la merce. Ok. Allora... Si va to the keep, go to the dungeon, donate prisoner. Non posso donare nessun prigioniero. Ah, donate troops to the garrison, esatto. Questa è una cosa che volevo fare ed era il motivo per cui avevo draftato molti peasant, di cui non me ne faccio niente, che sono questi. Io volevo donare praticamente questi 13 uomini del nord alla guarnigione della città. Ha senso? Non ho idea. Intanto glieli do perché ho troppi uomini. E poi parliamo ad Oberon per Company of Trouble. Non so se è la cosa giusta. Trade. Allora. Fish 23, meat 26, linen 102. Io questo l'avevo pagato meno di 50. Vendiamolo per guadagnare. Adesso siamo 18. Come volevassi dimostrare... Clay 21, ormai io non trovo nessuno che me la compra a qualcosa di più. Va bene, quindi facciamo anche un po' di spazio. Dopodiché abbiamo molto pesce e carne, ma questi li possiamo anche mangiare, quindi a un prezzo basso in realtà non mi dispiace più di tanto. Volevo vedere se avevo altra roba di cui non mi ricordo. Sembrerebbe di no. Sembrerebbe di no. Andiamo a comprare allora nome, il legno. Non lo trovo. Hardwood. E ne andiamo a comprare sì, sui 300 può andare. Compriamo questo hardwood. Dopodiché andiamo nello smithy ed iniziamo a raffinarlo. Non posso perché devo dormire, va bene. Allora, torniamo indietro e facciamo wait here some time. Adesso è mattina, ritorniamo dal fabbro, dovremmo essere in grado di raffinare tutto. E adesso possiamo andare allo smelting. You must rest, oh Gesù. È una roba questa che va fatta proprio di volta in volta, eh? Veramente. E vabbè, però... Ok, ragazzi, allora... Ho passato praticamente 5 giorni... No, 4 giorni o 3 giorni di gioco, chiaramente, non di vita reale, anche se un po' sono sembrati 5 giorni di vita reale,
riposare e affondare tutte le armi che avevo. Adesso abbiamo talmente tanto materiale che è quasi disgustoso. Volevo far dormire ancora un attimo Ordonno per vedere se possiamo. Due non basta. Wait here some time. Ok, Enter Smithy. Creiamo del carbone, adesso ne abbiamo 4 e praticamente adesso ho sbloccato nuove lame, nuove pomelli, eccetera, perché mentre si scompongono le altre armi, in pratica si può imparare. Quindi adesso vedete che abbiamo una lama che è la Highland Crude Iron Blade, poi abbiamo vabbè, la semplice tra le lame. Abbiamo una nuova guardia, se non sbaglio. No, 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 no. La Segmented Two-Handed Grip ce l'avevo già, se non sbaglio. No, avevo questa. Ok, quindi ho sbloccato un nuovo grip. Non ho sbloccato nient'altro. Segmented Two-Handed Grip, molto buono, molto bello. E poi l'Eastern Ring Pommel, che praticamente è un altro pomello, però di difficoltà 10. Ok, questo è uguale. E poi questo ce l'avevamo già, il Desert Pommel. Quindi praticamente io adesso potrei fare una nuova spada, sempre una mano. Mi chiedo se posso cambiare le armi che posso tentare di fare. Perché qui siamo sulle one-handed sword, ma. Infatti, posso fare adesso andare sulle two-handed, eccetera. Sto pensando. Se volessi farmi una lancia, per il momento ho soltanto questo, ok. Reinforced Long Pine Shaft. Vediamo un po'. Questa lancia ha come difficoltà 60 e per questo serve veramente poca roba. Possiamo provare a farne una. Oppure una picca. Forse ancora meglio. Però per le picche non abbiamo sbloccato. No, non riusciamo a farle. Giavellotti non riusciamo a farne. Mazze a due mani, non ancora. Ok. Coltelli da lancio interessante. No, niente, stiamo sulle one-handed sword. Teniamo questa. Teniamo una lama molto lunga. Sul pomello questo di livello 3 che abbiamo appena sbloccato. E beh, è bellissima quest'arma. Ovviamente non posso farla perché devo dormire un po'. Però adesso posso provarci. Crafted one-handed sword. Done. Poi ne facciamo un'altra, magari stavolta prendiamo una two-handed sword, dal momento che non ne ho neanche una. Questa è più pesante. No, questa è un handling migliore, la simple, la tournament è diversa. Ok. Voglio corto e la lama lunga. Non so se ha senso quello che sto facendo. Ok, e questa serve perché quando torniamo a casa l'appendiamo l'appendiamo al muro insieme alle chiavi, no? You must rest, ok. Me la sono persa, ritorniamo. Two-handed, dicevamo. Uno, ok, questo l'avevamo cambiato. Perfetto, e la lama l'avevamo allungata, vai. Quindi adesso se vado nelle armi, crafted, abbiamo one-handed sword e crafted two-handed sword. Che, vabbè, non è che sia l'arma più bella, non è l'arma della vita, però. Comunque usiamo sempre la lancia dei Mamelucchi. Era soltanto un piccolo tentativo per me di fare un po' di esperienza con il fabbro. E infatti in smithing siamo cresciuti come esperienza nel frattempo. Lo farò più spesso comunque. Adesso andiamo sul trade, visto che io ho tantissimo materiale. Potrei vedere, guardate, raw iron costa veramente. Lo vendo. L'acciaio non lo vendo, lo tengo perché può servire in futuro. Ripartiamo con un bel 20.000 e vediamo di trovare qualche leave. Qualche missione.
Andiamo in un castello. La guerra giù continua. Possiamo provare a scendere. Possiamo provare adesso a ritornare in guerra. Abbiamo trovato un altro hideout di nemici, ma non voglio attaccarli subito. Poi products. Compriamo, cioè non compriamo, vendiamo il nostro materiale, siamo avventurieri. Cioè, il commercio comunque, se fatto bene, dà delle soddisfazioni, perché io non avrei mai pensato di avere già 21.000 così. Vediamo un po' se c'è qualcuno. Iatea. No, non voglio donare nessuno in realtà, cancella. Parliamo a Iatea, vediamo di incontrarla, questa nobildonna. E vediamo di... No, non possiamo fare letteralmente niente, però siamo più ricchi di lei. Siamo più ricchi di te, cara, cancella. Click to continue. E usciamo da questa discussione. E usciamo anche dalla mappa, perché adesso andiamo a sud e vediamo se possiamo di nuovo fare un po' di acquisti. Andiamo a Vostrum, magari a Vostrum troviamo della merce interessante o delle missioni. C'è una missione. Army of Poachers non mi piace per niente. Ah no, Army of Poachers forse potrebbe essere d'aiuto, però facciamo un attimo il commercio. Wow, mamma mia, quanta roba bella. Quasi producono scudi, pare. Grapes a 24. Grapes, il mio foglio dice 17-18, quindi lasciamo stare. Salt 48, no, non c'è niente che possa essere utile. Meat a 48 invece gliela vendo praticamente tutta. E anche qui portiamo a casa un bel gruzzolo. Parliamo con questo nobile locale perché probabilmente ci darà una missione interessante. Dovremmo far fuori un'armata di bracconieri, poachers, penso. Go to Avalups and kill them all. È vicino a Vostrum, ok? Va bene. Spero che non siano troppo cattivi. Spero. Salviamo. Leave. Avalips, eccola qua. Andiamo subito ad Avalips. Non sono qui, fatemi vedere che cosa dice. He asked you to go to Avalips around midnight and kill the poachers. Va bene. Quindi adesso non è ancora midnight. Beh, però adesso è un po' midnight. Quasi. Wait here for some time. Non è successo niente. Proviamo a entrare nel villaggio, vedere se... Non so se arrivano da fuori o cosa. Tutto ciò non ha senso. Leave. Aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Saranno questi? Non mi sembrano perché avrebbero una missione sulla testa. Attacchiamoli intanto e poi vediamo. Li attacchiamo sul campo. Avrebbero una missione comunque sulla testa. Ui, 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 che brutto. Chiedo a tutto l'esercito di seguirmi perché voglio prendere il controllo della collina prima. Eccoli. Forward! Infantry!
Ragazzi. Ah, ragazzi, ragazzi, questi comandi non li imparerò mai. Ho saltato un cavallo a cavallo. Va bene. Dove siete? Uno. No. Nemmeno adesso, No! Per la prima volta con la lancia in resta non sono riuscito a centrarli. Forse devo immaginare di avere un mirino, come vi dicevano. Ma scusate. Cioè, damage deliver, deliver 59 e non muore. E questo era abbastanza ravvicinato. No, facciamo un po' di esperienza anche con l'arco che mi garba. Ma dai! Stavo per infilzare uno dei miei, secondo me. Uno l'ho preso. Ok, top. Ma secondo me non era questa la missione. Non penso. Vediamo, ma non penso. Ragazzi, io però gli oggetti adesso che valgono 1, 2, 3, eccetera, non li prendo. Perché poi è soltanto una rottura di palle. Infatti la missione non ha sortito alcun effetto. Ma io ho preso la città giusta per questa. Avalips. Time remaining 7 days. Boh. Aspettate, aspettate perché c'è del fumo. Sì, però c'è del fumo, ma non c'entra la mazza. O è stata saccheggiata. Vabbè, raga, io non capisco, Leave, c'è una carovana qua, voglio vedere se riesco a commerciarci. Niente, l'ho persa. Tanti saluti, Sta missione la mollo perché è buggata. E non è la prima volta che mi capita. No. Ritorniamo qui, ragazzi. Non prendo la missione dell'Army of Poacher. E me ne vado a Lavenia a saccheggiare. E tanti saluti. Take hostile action, raid the village. Ovviamente vinciamo. Done. E prendiamo solo la roba di valore, che praticamente qui è tutto tranne questo. Ok. Stiamo rubando pesce, ok. Vabbè. Però sembra che ne stiamo portando a casa parecchio, quindi... it's a free real estate, come si suol dire. No, va bene, saccheggiamo questo paesino di confine. Molto pesce, molto grano, un po' di burro. Cioè, no, molto pesce, un po' di grano, un po' di burro. E buon plundering, mi piace. Davvero utile. Bene, bene, bene. Dopodiché vado alla ricerca di missioni nobiliari buone. Ok, dovremmo aver finito. Stop.
Continua e adesso attacchiamo i cittadini. Oh no, Gallon the Robber non è contento. Gallon the Robber non vuole che facciamo raid sui cittadini, va bene. Quindi raid sulle città sì, ma non sui cittadini. Ok, andiamo un attimo adesso qui a commerciare. Voglio vedere se il pesce che ho recuperato lo posso vendere. È 18 però un valore che non mi piace. È troppo basso. Ok, proviamo al contrario, faccio un F5 per salvare, proviamo ad assaltare questa carovana, se che sia la volta buona che ce la facciamo. Intanto dovremmo avere un po' di... quasi. Allora, il woodsman diventa brigante o arciere, il warrior diventa guerriero. Voglio trasformarli in briganti a cavallo, questi. Non c'è niente da fare. Andiamo a Poros. Anzi, andiamo a Icaron, lontano dal mare. Perché magari qui riesco a trovare una missione decente e vendere il pesce che abbiamo appena saccheggiato al nostro vicino. Diciannove, vabbè, è poco. È molto poco. Mi piace questo carico di lana da 88, lo compriamo per 2003. Questo lo venderemo a buon prezzo. Sicuramente non 88. E vediamo che cosa vuole. Anche questo Army of Poacher. Queste sono missioni che non riesco a fare. Se qualcuno di voi mi sa spiegare come si fa, vi giuro, io sono contentissimo. Facciamo adesso una One-Handed Axe. Visto che potremmo magari usarla un po' come nostra arma. Fa un po' schifo, ma... Meno uno, meno qua. Ah, devo riposare nonostante io sia appena arrivato? Va bene. One-Handed Axe, abbiamo detto questo e questo, molto lungo, questo molto grosso. Difficoltà 36, perché non va? Quanto devo dormire, ragazzi, secondo voi? Ah, you don't have materials, meno uno, meno uno. Ok, adesso è chiaro. Andiamo a raffinare. Tutto questo per fare una lama, aiuto. Ok, adesso si può. Buono. Eastern Flank Steel Mace Hand. Bene, ne abbiamo fatto un nuovo. Abbiamo una ricetta in più, diciamo così. E adesso che cosa abbiamo? Tipo, non vestiti, eccola qua, Crafted One-Handed Axe, che è una robaccia, però divertente. Allora, andiamo sul trade, vendiamo tutta la roba e andiamo in qualche altra città. Credo che sia giunto il momento di vendere quello che non utilizziamo. E i vestiti, che devo smettere di... Military tunica è carina. Devo smettere di riportarmeli a casa, dai. Truppe fresche e capaci? Nah. Avanti. Leave. Comunque, ragazzi, adesso non vorrei dire, ma non mi ero accorto che... Queste città sono state prese dai Kuzaiti. Quindi adesso Licheron, Ficheron, Poros e Sironea sono soltanto quattro città. Non è una cosa positiva, devo essere un po' sincero. Vabbè, niente, andiamo a Ficheron a cercare di fare delle missioni. Eh no, non è positivo per niente.
Avevo scommesso sul Regno del Sud. Va bene. Oh, grano 9 è veramente buono. Cancel. Cancel lì perché non ho spazio. Non ho spazio. Potrei fare la mia carovana con 15.000. Questa è un'idea che mi avete suggerito in tanti e magari possiamo provare a vedere nel prossimo episodio. Perché no? Allora, trade. Rana 37 è orrendo, non va bene. Vediamo dove me la comprano. Pesce a Dodok, che però è lontano. E la lana... puoi comprarla a 23, grazie. Allora. Army of Poachers. Rival gang moving in at Ficon. No, non mi piace. Andiamo al castello di Canopsis. E poi andiamo a Sironea. Devo fare le missioni per i nobili, mi avete detto. Cerchiamo di farle. Ma non posso più portarlo su questo, ok. Ok, vediamo in questo castello se c'è una missione. Sì, Patira ha una missione. The Spy Party, talk. Ordon, it has been a while. Allora, di cosa hai bisogno? How can I get track this down? No. Ok, abbiamo una missione, adesso vediamo le cose devo fare. L'Army of Poachers qui lasciamolo perdere perché non funziona semplicemente. Lord Patir from Licaron. I study about rumors of a spy disguised amongst the tournament. Andiamo a Licaron. Devo andare a fare un torneo a Licaron, qualcosa del genere. Bellissima questa. Ok. Intanto proviamo a fare un po' di trade, vediamo se c'è qualcosa di buono. Il pesce a 20, la lana 26, no. Potere 42 non è male. Però ho talmente tanta roba che forse non è il caso, dai. Dovrei dormire, vero? Non c'ho voglia. Ah, andiamo all'arena. Watch the tournament. E dobbiamo vedere un po'. Allora. Lord Patty has told you about rumors of a spy disguised amongst the tournament attendees, ok? No, io non volevo guardare il round. Sì, voglio skippare. Ah, posso mettere le scommesse qui, ok. Io voglio entrare nell'arena, non voglio. Io non voglio vedere il torneo, voglio proprio entrare nell'arena per capire se c'è la possibilità. Una bella domanda su come fare. Prende parte a questo evento. Ops. Ok, goodbye. Fammi entrare di nuovo nell'arena da fuori e vediamo se riesco a prendere parte. Oh no.
Penso di aver sbagliato. Vediamo, eh. I'd like to participate in a practice, no? Fatto che sta andando avanti. Wait some time. Vediamo un po'. Stop. Andiamo all'arena. Secondo me l'ho rotta. Perché non riesco più a vedere questo torneo. C'ero dentro. Facciamo una cosa, prova a ricaricare. Ok ragazzi, ricaricato. Da dove ero prima, ancora una missione buggata dell'Army of Poacher. E praticamente, da quanto ho capito, io adesso sono andato a vedere, come si dice, online. E ho visto che nella missione di Army of Poacher bisogna proprio trovarli dentro al paese di notte. E quindi quando poi questi appaiono potremmo essere in grado di chiamare i nostri personaggi, i nostri soldati e attaccarli. Come poi funzioni non ho ben capito. Sull'altra missione invece devo controllare online se c'è una guida o qualcosa perché non... il torneo scompare dopo... Che io ci vado e non posso parlare con nessuno. Allora, al momento molte missioni sono buggate, ma non è detto che queste siano, cioè che siano tutte buggate, capite? Cioè non... Fatemi vedere se è mezzanotte però. Dice around midnight. Così dovrebbe essere midnight. Eccoli! A message from the visitor drive and requested a meeting for the leader poacher. Engage. Perfetto ragazzi, adesso li abbiamo trovati. Non voglio neanche perdere un secondo, dove sono? È uno stagno, beh. Eccoli 14 tiratori. Finite male, belli. Ok. Ah, finalmente ho capito come si fa sta missione. Perché all'inizio ero proprio perso. E perdonatemi se è abbastanza noioso vedermi così alle prese con delle cose che non capisco. Ma non so mai se è un bug del gioco, visto che di bug ce ne sono. Grazie. Visto che di bug ce ne sono parecchi. Oppure se sono io che non ho capito. Oh, come on. Non mi rubare la kill. Ah, l'ho preso io. Tiè, dove sono gli altri? Nemmeno con altri li vedo. Andiamo, dai. Danno. Bene, ragazzi. Questa missione è andata. Adesso torniamo nella capitale. Cuoio. Wow. Abbiamo portato a casa un botto di cuoio che vale veramente tantissimo. Bene, 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 bene. Adesso ho capito come funziona. Quindi se... avremo altre richieste. Andremo a prendere le missioni perché sono molto facili. Vai, Licaron. E adesso con questo carico di cuoio ci facciamo veramente tanto denaro. Allora. Qui abbiamo troppo pesce, ragazzi. Io ne vendo metà. Forse ho fatto un errore nel comprarlo, ma
Non posso essere così sovraccarico di pesce. Il cuoio 185 mi sembra buono. Mi sembra molto buono questo cuoio a 185. You will get 46. Scusa. Perché non hanno più i soldi, spero. Andiamo un attimo nella città a venderlo, perché... Se facciamo fuori Renikos, però godo, eh. Scusate, ma se faccio fuori questo, nella città commerciale ci andiamo dopo. Perfetto. È un warlord nemico nei nostri territori e Ordonno adesso è in superiorità numerica, voglio proprio caricarlo e farlo fuori. Dove sono? Veramente? Caricate tutti, senza pietà. Sono tutti arcieri. No! Mi hanno colpito e io ho perso la lancia. Ah, lanciano dei coltelli. Che interessante sta cosa. Ah, signore. Fanno danno, eh. Fanno davvero danno. Li abbiamo fatti fuori tutti. Li abbiamo fatti fuori tutti, dai. Vittoria. You are my prisoner now. Arenikos of the End, ragazzi, è nostro prigioniero. Questo è semplicemente fantastico. Done. Molto, molto bene. E che cosa portiamo a casa? Cavalli, stivali, spade. Tutta roba relativamente utile. E adesso ritorniamo a nord. Perfetto. Davvero perfetto. Ok. Imperial Archer, il Freebooter diventa qualcosa di nuovo. Upgrade Imperial Heavy Cavalry, benissimo. Le reclute pure. Done. Adesso a Licaron vediamo se possiamo vendere questo grande capo. Penso di dover andare al dungeon. Non lo so, questa cosa me la... prima di farla me la vado a guardare perché non sono sicuro. Parliamo uno di questi nobili, voglio vedere se c'è la possibilità di fare qualcosa con questo prigioniero importante, oppure devo andare a leggere su internet o me lo dite voi nei commenti. Se posso dare ad esempio dei prigionieri, no, cancella, ok, niente. Allora facciamo così, chiudiamo questo episodio con il trade delle cose che non ci servono. Fish Grain, Crude Iron, Leather 165, adesso lo vendiamo. Oh, adesso mi danno 2000, grazie. Per il resto... I coltelli da lancio proprio non ne può fregare di meno. Questi li do al mio compare. Le spade le do anche queste. Ok, i vestiti non so neanche perché li ho recuperati. Ottimo. Quindi, per chiudere, dov'è Galon the Robber? Allora, tipo... Galon adesso ha ancora questa piccola... No, questa è una buona spada in realtà, però gliene posso dare una ancora migliore. Gli posso dare questi stivali che sono sicuramente migliori. Gli manca un cloak, ma non riesco a darglielo. E al posto dell'arco basta, no, facciamo così. Bene Galon, bene Ordonno. Andiamo a vedere i livelli. Manca ancora un po' al prossimo. L'inventario l'abbiamo appena visto. Il party l'abbiamo appena visto. E direi che possiamo dire che ci siamo.
Dobbiamo parlare alla Gaia, ragazzi, per ringraziarcela. Dobbiamo fare così. Abbiamo influenze di 18 e 2, possiamo fare delle proposte di influenza al costo di 200. Wow. Va bene, andremo nel castello di Sesta Daima appena possibile. Adesso, comunque, io vi ringrazio per essere rimasti con me. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi do appuntamento alla prossima.